Siamo in Franciacorta, terra di vigne e di vini, e siamo qui per raccontare l'inizio di una collaborazione tra due aziende, Berlucchi e Checkpoint Systems. Guido Berlucchi è un'azienda franciacortina nata da un'idea a fine degli anni 50 di mio padre Franco Zigliani insieme a Guido Berlucchi e Giorgio Lanciani. Oggi è l'azienda leader della Franciacorta con quasi 5 milioni di bottiglie. Fra i prodotti più tipici, oltre al top di gamma Palazzolana, vi è anche una linea di millesimati Cellarius, una linea di prodotti per l'aperitivo che si chiama 61 e infine il prodotto nostro che è conosciuto dal grande pubblico che è la Cuvée Imperiale Brut e la Cuvée Imperiale Max Rosé. Il problema dei furti nella grande distribuzione è sentito dai nostri clienti, abbiamo cercato di risolvere senza compromettere l'estetica e finalmente dopo diversi incontri con Checkpoint abbiamo trovato una soluzione che fosse adatta a risolvere il problema tecnico senza appunto compromettere l'estetica della bottiglia. Il compito di Checkpoint è stato quello di riuscire a lavorare con Berlucchi per poter trovare una soluzione e per rispondere a quello che era una richiesta di questa azienda, che era quella di poter consegnare il proprio prodotto già protetto alla grande distribuzione. In particolare la difficoltà è stata quella di riuscire a trovare una soluzione che fosse il meno impattante possibile sul prodotto, per non alterare assolutamente il packaging di questa bottiglia e che fosse una soluzione che fosse semplicemente implementabile da un punto di vista di produzione. Abbiamo iniziato questo percorso con la Cuvée Imperiale Brut, che è il nostro prodotto più conosciuto, che rappresenta circa il 70% delle nostre vendite, giusto un anno fa. I risultati positivi che abbiamo ottenuto con i consuntivi di fine anno ci hanno convinto che dovevamo estenderlo all'altro nostro prodotto importante che è il Max Rosé, e da quest'anno anche questo prodotto presenta questa etichetta particolare. Il progetto è stato accolto con grande entusiasmo dai nostri clienti. Questo sistema permette di non più avere ostacoli quali teche, vetrine e di lasciare libero il consumatore a prelevare la bottiglia dallo scaffale senza problemi. La soluzione adottata per proteggere le referenze Berlucchi è stata la soluzione spotting di Checkpoint, che è una soluzione che consiste nell'integrazione di un'etichetta di taccheggio direttamente nella retroetichetta, quindi nella back label, che poi viene applicata sulle bottiglie, in questo caso di Berlucchi. L'etichetta integrata infatti viene applicata direttamente sulla bottiglia al passaggio dell'etichetta, per far sì che Berlucchi sia in grado di produrre le bottiglie protette con antitaccheggio esattamente mantenendo la stessa modalità operativa che adottano per la loro normale produzione. L'etichetta che viene utilizzata per questo tipo di soluzione è comunque un'etichetta che viene prodotta e quindi realizzata con usi specifici per applicazione industriale, quindi applicazione automatica, quindi pensata per poter essere applicata ad alte velocità e pensata per essere resistente a quelli che sono dei campi elettrostatici che si creano in tutte le linee di produzione. Solo un prodotto di questo tipo può essere un prodotto in grado di funzionare correttamente e di superare tutti quelli che sono i complessi processi di produzione per riuscire a garantire al produttore, in questo caso Berlucchi, e alla distribuzione, quindi al retail, di avere un prodotto sempre protetto e correttamente funzionante. Per arrivare alla soluzione finale è stato fatto un lungo processo di collaborazione e di partnership sia con Berlucchi per riuscire a interpretare al meglio tutte le esigenze del cliente, e poi è stato fatto anche un lavoro in collaborazione con l'etichettificio di Berlucchi, il gruppo PSF,
e con il quale si è individuata la soluzione migliore da poter poi applicare in linea. Grazie al know-how sviluppato negli anni, Checkpoint è oggi in grado di lavorare con i propri partner dell'industria per accompagnarli e trovare una soluzione che sia a bassissimo impatto sulla linea di produzione.